della 10ª edizione del telegiornale d'Argenta. Ecco a voi le principali notizie. Venerdì 27 giugno l'assessore Antonellini ha presentato in conferenza stampa il programma delle manifestazioni previste ad Argenta durante il periodo estivo. Il sindaco, durante la conferenza stampa del 16 giugno, ha presentato il premio consegnato al Comune di Argenta per il suo progetto di marketing territoriale. Molto contenti e molto soddisfatti, anche perché la vetrina in cui è stato presentato e in cui è stato anche dato questo premio è una vetrina di grande qualità, visto l'importanza della giuria e dei giurati presenti, ma anche rappresentanti delle più importanti società immobiliari. Il 20, 21, 22, 23 giugno, presso il Parco Coatti di Filo di Argenta, si è svolto il primo raduno nazionale della Fondazione Aiutiamoli a Vivere. Per conoscere meglio l'iniziativa abbiamo intervistato il presidente dell'associazione. La festa nazionale Bambini del Mondo tenta di rappresentare e di informare tutti i cittadini italiani e le famiglie italiane che hanno dato la propria disponibilità ad accogliere bambini in affido, in accoglienza e in adozione, presentare a loro la nostra progettualità. Il 21 giugno presso il Parco Coatti di Filo si è svolta la 17ª mostra canina nazionale con più di 500 cani in gara. Il Museo Civico è aperto al pubblico la domenica dalle 13 alle 18.30 e ospita la mostra permanente dei pittori locali e classici, oltre alla sezione archeologica che racconta la storia del territorio argentano. Siamo di fronte alla chiesa di San Domenico in Argenta. Dal 1997 è diventata sede del Museo Civico, accogliendo non solo la Pinacoteca Civica di Argenta, ma anche le raccolte archeologiche, che sono frutto di indagini sul territorio effettuate negli anni 80 e 90. Il 6 giugno, presso il Teatro dei Fluttuanti di Argenta, si è svolto il saggio di fine anno della Palestra Aquarium. Al Centro Mercato è stata allestita la mostra fotografica di Sergio Stignani, dal titolo Tra realtà e fantascienza, illusioni notturne, inaugurata il 24 maggio e conclusasi il 15 giugno. Ho realizzato queste foto quest'inverno perché mi aveva particolarmente colpito questo ambiente della zona industriale di Ravenna di notte. Ero passato molti anni fa in quella zona e mi era rimasto impresso questo paesaggio. Un paesaggio quasi lunare, sembra di essere in un altro pianeta. Queste erano le ultime notizie. Ci rivediamo alla prossima edizione. Arrivederci.